Buongiorno, mercoledì, bella giornata di sole ma fa freddo, sempre campagna di Corsico. A proposito del buongiorno, avete notato che è stato abolito? Nessuno più dice buongiorno, anche al lavoro, ma manco scusi, è la premessa. Dov'è il bagno? Dov'è il ristorante? Dov'è l'armadio? Dov'è le cucine? Allora, magari tu fai notare buongiorno. Sì, ma dov'è il ristorante? Dov'è l'armadio? Dov'è il bagno? Dove sono le cucine? E tanto che quando si avvicina qualcuno e ti dice buongiorno, aia, non essendo più abituato, dice questo che cazzo vuole? Questo mi sta leccando il culo. Questo vuole qualcosa. Ciao, che vuoi? No, no, io stavo dicendo buongiorno solo per educazione. Ma sei italiano o vieni da Venusia 825? Oggi parlerò, a parte questa stronzata iniziale, puntata numero 2 dei vicini di casa. Io spesso sono alla finestra del bagno, dove ho delle bellissime piante di ruta piantate dalla mia compagna perché hanno una funzione respingente delle zanzare e così d'estate si può tenere la finestra aperta con queste piante di ruta che respingono le zanzare in modo entusiasmante, tanto che il giorno dopo sembro affetto dal morbillo. Comunque, ripeto, sono alla finestra del bagno e osservo vicini di casa che fanno la raccolta differenziata. In particolare ce n'è uno che chiamerò il Mosè Ruffiano perché ha l'aspetto di Mosè, no? Questa barba curata, aspetto imponente, o perlomeno come immagino sia stato Mosè, questo giaccone verde elegante, a metà strada tra il militare, il cacciatore, e barba molto ruffiana, curata bene, un metro e 80, alto, imponente, massiccio, ma lui non saluta mai nessuno. Perché, a proposito del buongiorno, no? Perché da quando nell'assemblea condominiale prese la parola per dire 15 anni fa, e poi in quel momento tutti i presenti, 15-16 persone, dissero una caterva di cose che non c'entravano un cazzo, che sembrava una Babele postmoderna, si è offeso terribilmente e non è più venuta ad un'assemblea di condominio. A proposito delle assemblee di condominio, ormai non si capisce più se le assemblee di condominio abbiano contagiato i talk show politici o i talk show politici abbiano contagiato le assemblee di condominio. In questo momento non si capisce più questo aspetto. Comunque, a proposito del nostro amico del Mosè Ruffiano, dicevamo, lui se l'è presa e non saluta nessuno perché è un manager, no? E quindi nella sua azienda, quando lui prende la parola, tutti lo stanno a sentire perché sono costretti contrattualmente. Poi non fa niente che chi lo ascolta ha le cuffiette senza fili e sta ascoltando cose per i cazzi suoi. Basta che faccia così con la testa che lui è contento. Una volta pare che si sia avvicinato a qualcuno di questi suoi dipendenti e abbia detto, per vedere se veramente stava ascoltando, gli abbia chiesto: ma tua nonna in carriola? E lui ha fatto: ragazzi, una raccolta di fondi perché la nonna di questo nostro collega ha dei problemi di salute. Ecco, un tipo così. Poi c'è un altro compito, è un qualcosa nel PD, e quindi questo gli alza il tasso di permalosità, perché cioè, già è manager, poi è un qualcosa nel PD, gli togli la parola nell'assemblea condominiale, vai sminuito proprio al rango di persona inutile. Quindi lui, quando fanno le riunioni nel PD, prende la parola
e dice la frase di apertura meravigliosa che aveva tentato di dire anche in assemblea, cioè 15 anni fa, e tutti si tranquillizzano perché il PD è fermo a 15 anni fa, e quindi questa frase li tranquillizza. Il PD è fermo all'opposizione, un'opposizione perenne. Anche quando è stato, a proposito, qualcuno dice che il PD sia stato al governo, può darsi, alcuni esponenti lo sono stati, ma non è che il partito PD da solo è stato al governo. E soprattutto finiamola con questa cazzata di dire che in Italia hanno governato i comunisti. Abbiamo avuto 20 anni il fascismo, 40 anni la Democrazia Cristiana, 20 anni Berlusconi, 20 anni di governi tecnici, ma dove cazzo hanno governato i comunisti? Ma queste sono leggende metropolitane veramente. E poi chi cazzo era comunista? Prodi? Guarda, se Prodi, guardate, se Prodi era comunista, io sono il figlio segreto di Papa Francesco. Quindi, dicevo, prende la parola nell'assemblea del PD Mosè Ruffiano, così. Perché alla fine 15 anni fa, e tutti, ah, che bello sentire 15 anni fa, che bello sentire 15 anni fa. Perché gli elettori del PD, che sono persone colte, avvedute, che leggono, votano per automatismo al PD. Non importa se poi approvi la rappresaglia di Israele contro i palestinesi o voglia raggiungere la pace inviando più armi in Ucraina, non importa. Siamo il partito erede di Berlinguer. Il problema non è questo, è che voi siete il partito erede di Veltroni. Questo è il problema. Comunque, a proposito di vicini di casa che fanno una raccolta differenziata, sempre il Mosè Ruffiano, concludiamo con lui, stava facendo la raccolta differenziata. Quindi lui, che è un indefesso sostenitore del rispetto delle regole, stava buttando l'immondizia nei bidoni della raccolta differenziata. Si è guardato a destra, si è guardato a sinistra. Ho detto io, questo deve fare la cagata. Infatti aveva un sacchetto con dentro un abat-jour e un filo elettrico. Ha aperto, non sapendo, probabilmente perché lui è un manager, quindi sono gli altri che dicono a lui le cose da fare, non sapendo dove metterlo, ha aperto il bidone del vetro e l'ha messo nel bidone del vetro. Poi si è pulito le mani pilatescamente e se n'è andato. Allora, poi c'è una coppia di russi, questi fanno una raccolta differenziata minuziosa e si attengono alle regole pedissequamente. Dopo aver buttato la birra, tirandola fuori dal sacchetto, le bottiglie di birra, tirandole fuori dal sacchetto, nella raccolta del vetro, hanno preso un fazzolettino di carta, si sono puliti le mani e l'hanno buttata, la carta, nella raccolta differenziata della carta. Poi hanno preso il sacchetto di plastica e l'hanno buttato nella raccolta differenziata della plastica. Poi c'è il figlio della vicina di casa che abita al piano superiore, che ha un cane beagle che abbaia tutto il tempo perché i poverini lo lasciano soli, e probabilmente è un cane problematico, e noleggiare un comportamentista dei cani, siamo a questo ormai, rendetevi conto, costa tanto. E quindi che cosa ha pensato bene di fare la signora, visto che io mi lamentavo perché nel tempo libero c'era sempre questo sottofondo di cane che abbaiava e raspava la porta e si sentiva in tutto il palazzo? È venuta, ha bussato un giorno e mi ha detto: guardi Coppola, le faccio un regalo, i tappini per le orecchie. Io ho preso i tappini per le orecchie, ho chiuso la porta e li ho messi nella raccolta differenziata per la plastica, perché io la raccolta differenziata la so fare. Il figlio di questa campionessa del Monton un giorno è uscito fuori dove si butta l'immondizia, notte tempo, tipo alto, che capelli ricci, un ragazzo giovane, in salute fisica almeno, e con una vecchia stufa ha messo la vecchia stufa sullo sfondo dei bidoni della raccolta differenziata. Si è guardato a destra, si è guardato a sinistra,
o telefonare all'azienda, diciamo, di pulizia comunale, oppure portarli direttamente nel deposito, diciamo, della raccolta di questi rifiuti di grandi dimensioni, no? Cosa che ovviamente costa tempo, cosa che ovviamente costa la fatica di prendere la stufa, metterla in macchina, eccetera, eccetera. Ma perché farlo se poi ci sono gli stronzi che non vogliono vedere, perché queste brutture davanti ai loro occhi, non vogliono fare una bella foto intitolata "Stufa sullo sfondo dei bidoni della raccolta differenziata"? Perché? Perché tanto poi loro, o qualcuno di loro, questi stronzi amanti della pulizia e del bello, prenderà questa stufa e la porterà nel apposito deposito per questo genere di rifiuti. Ora che non mi ricordo come si chiama, però avete capito il senso. A questo punto voi mi direte: ma stai sempre a farti i cazzi degli altri? E io, sapete cosa vi rispondo? E voi quand'è che vi fate un tir di cazzi vostri? Buongiorno.